Io mi metto sempre al servizio di un autore e in questo caso mi metto al servizio di giovani autori, ecco, ne faccio tantissimi cortometraggi, film brevi li chiamo, e uno di questi è stato Anna. Anna, quando mi hanno fatto leggere la sceneggiatura, mi è piaciuto tantissimo, mi sono confrontato con l'immaginario dell'autore e l'ho realizzato, nel senso che poi, diciamo, il direttore della fotografia non fa altro che illuminare l'immaginario dell'autore, in questo caso di Federica. Cioè, è stato veramente un lavoro eccezionale, come tanti altri che fra l'altro realizzo nel corso degli anni, e quindi sono sempre contento. Ecco, quando lo vedi, come sempre dico io, è sempre un miracolo fare un film, e questo è un piccolo miracolo. Si dice nel cinema la fotografia significa scrivere un film con la luce. In questo caso, dalla sceneggiatura alla realizzazione, c'è stata anche una fase, diciamo così, di personalità del direttore della fotografia, si può vedere? Ma guarda, quello è grave se succede, nel senso che io sono convinto che il direttore della fotografia, che deve essere sempre uno, come dicevo poco fa, al servizio dell'immaginario altrui, deve essere sempre al suo posto, deve stare sempre al suo posto, deve dare una grande mano, quello sicuramente, però io non credo alla frase che dice un collega straordinario come Vittorio Storaro, autore della fotografia. Ecco, io rispetto molto il suo punto di vista, rispetto anche i termini col quale dice la cinematografia, non concepisco l'autore della fotografia, cioè io concepisco più che uno è al servizio di un altro, e allora mi viene difficile dire passo al sopravvento, anche perché poi faresti il tuo film e quello è brutto per me, proprio per quello che, di cui stiamo parlando, che è una giovane autrice e che deve avere un suo percorso, devi lasciare che lei stessa o lui stesso abbia il suo percorso, perché se no, altrimenti devi fare quel secondo, il terzo, il quarto, cioè diventa proprio il cinema che non appartiene all'autore con il quale stai lavorando. Invece la cosa bella è quando ti regalano un immaginario che tu devi costruire e devi scrivere per immagini, allora lì è la cosa interessante. Quindi, senza nessuna offesa per il maestro Storaro, però sicuramente su quel termine non mi ci ritrovo. A proposito di stare al servizio dell'immaginario altrui, com'è stata la collaborazione sul set all'atto pratico con la regista del corto? Ma guarda, come tutte le cose che noi facciamo, i film, i lungometraggi, la frase padrona è disperante, perché tu lavori con poco, lavori con pochi mezzi, e questo comunque è una cosa anche positiva nel fatto di essere negativa, perché impari sempre cose di più non avendo gli oggetti che tu desideresti, però sicuramente il rapporto poi diventa familiare, diventa corale, e i lavori riescono proprio per questo, cioè un lavoro corale si vede subito. A partire dalla produzione, che in questo caso è Andretti, la produzione già ti dà l'input per creare quell'atmosfera. Non si basa soltanto sull'economia, ma si basa anche sul fatto che tutti noi abbiamo l'entusiasmo per fare quella storia, e quindi lì si crea l'atmosfera che poi traspare attraverso davanti la macchina da presa.